Sicuramente dovremmo ripartire, come si diceva prima, da una valorizzazione non tanto del nome quanto del luogo di Luni, quindi dalla sua storia, dai suoi reperti, da renderli fruibili a chi passi. Io paradossalmente abito a 200 metri dall'anfiteatro, ho la fortuna immensa di poter passeggiare intorno e dentro alla zona archeologica, passo vicino a dei reperti che non sono segnalati neppure con un misero cartellino che spieghi che cosa sono, eppure sono reperti che hanno valore storico immenso. Ceccardo, Roccatagliata Ceccardi, era innamorato di Luni. Lui scrisse Val di Luni, una poesia nel 1894, che parlava appunto della piana, no? Di tutta la zona. Quando fece il duello con Olandini, col marchese Olandini, lo vuole fare a Luni, per cui si sentiva lunense. Lui non accettava la città vituperata e maledetta. Come è finito il duello? Il duello a pari, è rimasto ferito leggermente. Però volevo dire, lui si è sempre sentito lunigianese. Quando ha visto fiorire i primi casolari nella piana, vedeva già biondeggiare, vedeva la gente che ritornava, rivedeva rinascere Luni. Lui... Secondo me lo slogan potrebbe essere questo, far uscire Luni dai libri di storia e farla entrare in quelli di geografia. Questo perché possa essere conosciuto da tutti, visitata e, diciamo, anche se con tante perplessità, anche questo progetto dell'autostrada io penso che sia poi funzionale a far sì che questo luogo e il nostro territorio venga conosciuto e valorizzato sempre di più. Questo è, diciamo, l'obiettivo e anche il messaggio che lanciamo a chi dovrà poi amministrare, di far chiudere all'ultimo sindaco di Ortonovo eventualmente, sperando che sia, passerà la storia. E nella storia rimarrà. Nella storia rimarrà comunque anche Pietrini. Se vuoi dire. No, io dico una cosa, io sono lunigianese, ho fatto le medie a Fivizzano. Allora, sembra strano, ma la prima gita scolastica che ho fatto mi hanno portato a Luni. Quindi già lì c'era un segno, io dico, nel destino. Luni è sempre stato presente. Io dico, al di là delle battute, che Luni è il futuro, non è più la conservazione, ma è un'opportunità che secondo me dobbiamo cogliere.